buongiorno, buon risveglio a tutti voi, un augurio di una buona giornata da... Buongiorno, siamo Miriam. Rimasti in tre. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Dormito bene? Benissimo, bene? Ma poi tu lo sai quello che penso, svegliamo. E solo quella della vernice, delle persiane, la camera da letto è uno sgabuzzino senza finestre. Per il mare, pensate, bisogna attraversare l'autostrada e la piscina. È una vasca per bambini, insomma un incubo. Cosa succede se il villaggio che avevamo prenotato una volta arrivati è tutta un'altra storia? Cinzia Renzi ci aiuti, presidente della Federazione Italiana. Risarcimento anche per la scarsa professionalità degli addetti ai lavori. Quello dove uno possa avere la certezza di passare con la propria famiglia una buona... Lì, se nasce ho bisogno di un biglietto aereo. Vabbè, però scusa, tu dici così, magari sai andare in vacanza, proprio in... se è necessario magari sì, però pretendere di rientrare... Sì, da una vacanza un po' folle. Cristina Compagno, agente di viaggio. Ecco. Sono prontissimo. Allora, lei dovrebbe. Vero, Ronaldo, sei pronto? Vai, vai. Allora, lei dovrebbe lanciare 29 volte. No, il gioco allora, è sì, sì. Facciamo così. Sì. Facciamo così, guardiamo insieme come si è arrivati a questo montepremi veramente da capogiro. E poi di tutti i soldi che giochiamo, quanti finiscono nel montepremi di cui parlava il professore? Quanti? Avete sentito? Scusate, quindi... il ritardo, linea al TG1.